11 anni fa un terribile terremoto sconvolgeva la città dell'Aquila e gran parte del territorio della regione Abruzzo. Questa notte la celebrazione di questo anniversario si è tenuta in una maniera molto insolita e più triste del solito, senza la partecipazione dei cittadini, con la presenza soltanto del sindaco, del prefetto, del sindaco in rappresentanza dei comuni del cratere, con i rintocchi che hanno scandito 309 volte quante erano state le vittime, il silenzio di Piazza Duomo. E nel frattempo sono accadute altre cose. C'è stato 3 anni e mezzo fa un altro gravissimo terremoto che ha colpito buona parte dello stesso territorio colpito già dal primo cratere e un'altra parte importante, soprattutto verso la provincia di Teramo, del territorio abruzzese. E mentre si stava ancora cominciando a lavorare alla ricostruzione, per l'Aquila c'è ancora molto da fare per completare la ricostruzione, arriva quest'altro terribile flagello, il coronavirus, l'epidemia che sta cambiando le nostre vite e inquietando il nostro futuro. Gli abruzzesi hanno dimostrato di saper essere resilienti, cioè di saper trovare dentro di sé la forza per reagire di fronte alle sventure e alle catastrofi. Sapremo farlo, lo stiamo già facendo anche oggi, anche per il futuro. E rispettando le regole, il contenimento del contagio, la reclusione, l'autoreclusione che ci siamo tutti imposti, sconfiggeremo il prima possibile anche questo virus, anche questo nemico insidioso e tutti insieme risorgeremo, torneremo a ricostruire. I cantieri sono pronti, non vediamo l'ora di poter dare finalmente il segnale della ripartenza e per questo so che ci ritroveremo tutti insieme per rimboccarci le maniche e per guardare di nuovo avanti.